Yeah, nice one. Ciao amici, un abbraccio da Nick the Nightfly. Eccoci qua, come vi ho annunciato, questa sera abbiamo il piacere di avere un altro artista ospite nel living room di Radio Monte Carlo. Questa sera ho il piacere di presentarvi un musicista americano, forse il violinista nella musica classica più conosciuto al mondo. A parte la musica classica, lui ha un grande amore per la musica rock e allora fuso insieme sia il rock e la musica classica creando questo nuovo CD che si chiama Rock Symphonies. Eccolo qua, lui si chiama David Garrett e abbiamo il piacere di ospitarlo a Monte Carlo Nights questa sera insieme con il suo violino, così suonerà anche qualcosa dal vivo per noi. Diamo benvenuto a David Garrett a Monte Carlo Nights. Hello David, welcome to Radio Monte Carlo and Monte Carlo Nights. Thank you very much, good to be here. Nice to meet you and also to know your new project. Have you ever been to Italy before? Oh, many times. Yeah. Performed here many times, core classical material. I think the first time I played a tour here was with Claudio Abbado in 1992-93, must have been. Wow. Besides that, you know, just love Italy. I've been here many times, also for vacation, so. Cool. Very familiar. Io ho chiesto a David se è stato in Italia altre volte, se conosce l'Italia. Sì, la prima volta che sono venuto suonavo con Claudio Abbado, con l'orchestra. Poi dici, spesso vengo anche qua anche per stare in vacanza e quello che è. I call the show, David, my living room. So, right. You know, and I'm so curious about other people's living rooms. But I think maybe your living room is more of a tour bus. Is that right? Tour bus, you know, these days you don't really get to tour that much in a tour bus anymore because there's... so little time and the buses are way too slow to go get from A to B, at least with my schedule. So I would say, you know, you have your home and your suitcase, like everything you need on the road, the violin, laptop, phone, and the clothes that you like wearing. And your violin. Allora, io ho chiesto a David com'è il suo living room, se è più un living room o un tour bus, perché lui gira molto il mondo a suonare. E dice no, ma in realtà ultimamente è più veloce forse viaggiare con gli aeroplani e altri mezzi, però è importante con cosa viaggia, una piccola valigia con tutto quello che ti serve, tu, computer, il violino. Allora, l'ultimo, prima di parlare del disco, voglio conoscerlo un po' più di vicino, così conosciamo chi è David Garrett. So before we talk about your CD, right, and listen to some music, David, can you tell us a little bit about yourself? I mean, you're from a musical family. What's home for you? Where's home for you now? I'm from a family which loves music. My mom was a classically trained dancer, so there were a lot of classical records in our house when I grew up. My dad is a lawyer, so he's doing something totally different, although he loves music. Started playing the violin when I was about 4 years old. Wow. This is going to be a long story. I hope you have a good memory because you're going to do this. Let me translate from up to this point. Allora, io ho chiesto a David di raccontarci qualcosa di sé. Qual è casa per lui? Se viene da una famiglia musicale, la mamma era una ballerina classica e suo papà faceva l'avvocato e lui ha cominciato a suonare violino quando aveva 4 anni. So I'm up to the 4 years. All right, great. So we'll continue from there. I just started playing because my older brother got a violin, which he never really, liked practicing. So, but for me as a younger brother, I thought it was the coolest thing. I wanted to always have what he had. Hmm. You know, the usual. I want to get the new bike. I want to get the next computer. You know, he has the. You know, I need new clothes. He just got new stuff. So same with the violin. And I don't know, I just liked the instrument from the beginning, just started practicing. And at some point, my parents didn't want me to play in the beginning, but then they realized that I sounded better than my brother with his teacher. So, wonderful, you took over. I took over, yeah. Allora, l'ho detto anche, guardo, quando ero piccolo ho seguito molto anche mio fratello, volevo tutto quello che aveva mio fratello, lui aveva un violino, ma non lo suonavo, allora ho cominciato a suonarla un po' lì e poi i miei genitori hanno scoperto che ero molto più bravo anche del mio fratello sul violino. Nice one, David Garrett on Monte Carlo Nights. Thank you very much, David. Thanks for having me. Cheerio.